Chiedere, secondo voi come nasce l'emotività di un festival? Cioè, per voi cos'è pensare alle emozioni degli altri? Parto io. Ieri parlavo con una signora che ha partecipato al laboratorio e fa: ah, guarda, vivo al mare, sono nata al mare. Ma non riuscivo più, era 70, 75 anni, così non riuscivo più a mettermi due pezzi. Adesso c'è una. Non so se è positivo perché ho fatto ancora una cosa, mi sono messa in bikini, ha visto me, e forse adesso lei è incoraggiata nel mettersi. Poco importa. La maledetta arte. E poi cercare comunque riprovarci. Io credo che sia una combinazione di chimica e di alchimie tra noi, gli artisti, i tecnici, la squadra di lavoro, e che è qualcosa che non nasce da un giorno all'altro, ma se tu hai percepito questa bellezza, diciamo, in senso più ampio possibile, proprio nel ventesimo anno, credo che non sia assolutamente un caso, cioè per qualche cosa che si sedimenta e che fa di un luogo quel luogo, perché le persone cioè il luogo è fatto dalle persone. Ho provato a pormi dalla parte del pubblico, perché poi ho cercato di vedere tutti gli spettacoli compatibilmente con le necessità, ed effettivamente ho trovato che ogni spettacolo entrava nell'altro. Il primo giorno di festival si parlava proprio di casa, si parlava di polvere, si parlava di quello che ogni passaggio di persona lascia dentro una stanza. E così la tematica era proprio, paradossalmente, proprio la casa. E nei giorni successivi, in ogni giorno, accadeva qualcosa per cui diventava veramente l'argomento e la parte emotiva che conduceva quella giornata. E si è parlato di emozioni forti, di corpi, di madonne, di santi, di religione. Lucifero è un personaggio che già abbiamo trattato sotto altre forme, comunque, nel corso del tempo, e incontrando poi Piero abbiamo pensato appunto di iniziare a fare un lavoro in sala che potesse poi diventare uno spettacolo teatrale. All'interno della letteratura, questo personaggio che è stato poi identificato in altre forme, quindi nel male, in realtà è un carattere che è veramente umano, cerca, domanda e rompe l'armonia continuamente. È colui che porta la luce, ma porta una luce che è dentro il buio. Per cui quello che vorremmo che lo spettatore guardasse e non vedesse semplicemente è questo movimento e questo tentativo di muoversi, chiaramente fallimentare. La posizione nella quale ci siamo messe noi è quella di osservare in una maniera inizialmente silente quello che potesse essere ogni suo aspetto, quindi in un certo senso spiarlo. Almeno io credo questa sia la nostra direzione, non è tanto appunto proiettare qualcosa fuori o seguire un meccanismo esterno, ma questo è quello che sento io sulla scena, appunto essere all'interno di un atto rivoluzionario, intendo appunto rivolgere questo sguardo sempre più dentro se stessi. Poi con la musica, appunto, mi piacerebbe riuscire un po' a, adesso capiamo, anche a unire cose tribali pure minimali con cose un po' più noise, qualche sound un po' happy,
in mezzo al delirio, insomma, o il poppettoso, insomma, no? Qualche barluma di speranza mi piacerebbe mettercela, però è ancora in elaborazione. Quindi. Noi ci poniamo molto in ascolto, ma è un ascolto reciproco, un ascolto legato ai cittadini, alle persone, è un ascolto legato all'arte. Silvia, ma qual è la tua ossessione artistica? L'ossessione artistica, secondo me, è la ricerca continua di stare insieme alle mie over, ai bambini, le persone che in ogni luogo incontro. Quindi sono ossessionata da quello, dal pubblico. Dallo sguardo? No, di incontrarli. Io non vedo l'ora che... Ma è una cosa bella anche l'ossessione, quindi... di finire e di andare subito a salutarli, di capire cosa pensano, chi sono. La vita degli altri? Sì, forse. Infatti una cosa che mi piace molto è stare al primo piano nei condomini, probabilmente perché in realtà al portinaio sono poi. E il corpo che c'entra in questa cosa? E c'entra, perché così nell'invisibilità incontri come uno cammina, come si muove, come sta. Io sono nata nella danza, ho studiato danza da sempre, quindi diciamo che c'è sempre stato un rapporto con il corpo di un certo tipo, perché tu cammini per strada e senti che delle altre parti iniziano a danzare. E allora mi incuriosisce tutto questo spazio del corpo oltre il controllo. Ovviamente tutti viviamo guardandoci allo specchio, piacendoci, non piacendoci, quindi poi il rapporto ovviamente fa da specchio rispetto magari a questi canoni che vediamo fuori. Una portinaia fuori controllo. Esatto. Con opinioni differenti, perché questo è anche il terreno, davvero della libera discussione, della comprensione delle opinioni degli altri. Questioni personali, questioni del mondo, oggetti d'arte. Il desiderio di cercare di capire cosa sta succedendo in Medio Oriente e portarlo qui e far interagire, scambiare, incontrare artisti di culture differenti e cittadini di culture differenti. I fatti degli altri. Comporre e scomporre per ricomporre. Siamo andati a esplorare i limiti che si hanno oggi proprio nel percepire la realtà, nel percepire i dati a cui abbiamo accesso. Ghoul è un incontro con un genere che è il genere del giallo e invece appunto un fatto di cronaca vero che è l'omicidio del ministro svedese Olof Palme, avvenuto il 28 febbraio 1986, che ha ridisegnato gli equilibri e i contorni della storia europea. È un testo che è nato dalla collaborazione molto attiva tra me e Giancarlo De Cataldo e i miei due assistenti Riccardo Festa e Giulia Maria Falzea. Giancarlo De Cataldo è stato meraviglioso nel mettere a disposizione tutta la sua maestria, il suo talento, la sua intelligenza nel creare certe atmosfere noir, nel creare la suspense, anche banalmente una terminologia scientifica a cui chiaramente io non ho accesso, e lui come magistrato sì. I personaggi acquistano delle profondità, delle dimensioni che sì, si rifanno a dei cliché, il termine è brutto, però è vero che tramite queste immagini definite ben conosciute si arriva ad una verità, si arriva ad una modalità di verità che in teatro funziona abbastanza sorprendentemente molto bene. E spesso e volentieri l'arte anticipa i tempi. Abbiamo bisogno proprio di questo specchio per parlare di noi. Da una parte siamo molto autobiografici, ma se non avessimo quello specchio, il pudore non ci farebbe dire certe cose. Grazie al fatto che tu metti su altre figure qualcosa che sei tu, o una questione che ti tormenta o ti rende felice, abbiamo più coraggio, ci dà coraggio un oggetto, ecco, la metterei così. A un certo punto c'è un incontro, no? C'è un incontro di un oggetto che parla tutte e due, però poi nell'affondare in quell'oggetto la cosa poi bella è che magari ognuno di noi due viene preso da
da una questione, cioè sono le questioni in comune, però e per cui questo crea dinamicità. Solidaria siamo attratti da arte visiva, il cinema, qualcosa che comunque non è direttamente legato al teatro. E anche questo è una scommessa molto interessante. Cioè il fatto che le persone anche di questo territorio, chi riusciamo in qualche maniera a toccare, a incuriosire, esce diverso. Quindi, brividi completamente differenti e spesso contraddittori.